L'Atalanta non sfonda il muro, zona Champions si allontana. L'Udinese strappa un punto in casa dell'Atalanta, resistendo all'assalto della squadra di Gasp dopo un primo tempo in cui con le migliori occasioni erano state proprio per i friulani con Lovric e Beto. Ripresa di netta marca bergamasca, più volte vicina al gol, ma senza trovarlo. Gasp ha dovuto fare a meno di Coop Mainers dal 40 per un problema muscolare, dopo aver perso Zappacosta in riscaldamento. Per la Dea solo 4 punti nelle ultime 5 gare. Per la squadra di Sottili il terzo pareggio nelle ultime 4. Primo brivido al 18, contropiede di Beto che serve Lovric coi diagonale in area solo davanti a Musso, finisce però alto. Sono ancora i friulani a farsi pericolosi al 26 con un sinistro di Suchet fuori di poco. Subito dopo è Beto a fallire il gol, solo davanti a Musso dopo uno sciagurato retropassaggio di Dimsiti, che in uscita bassa gli leva la palla dai piedi. L'Atalanta si vede alla mezz'ora con un tocco ravvicinato di Maele che finisce a lato. Al 41 si fa male Coop Mainers, problema muscolare, al suo posto entra Ederson. Buon avvio di ripresa della Dea, con lo stesso Ederson che da fuori costringe Silvestri alla deviazione in angolo in tuffo. E poi Lookman a impegnare il portiere ospite che replica coi piedi. Poco dopo replica. Entra in area ma strozza troppo la conclusione. Al 64 Pasalic, appena entrato. Si vede il tiro a botta sicura respinto da Becao. Tauvin si mangia un gol al 75. Tirando debolmente solo in area. L'assalto finale della Dea non porta frutti, anche perché Silvestri fa un miracolo sul tiro di Toloi al 90. Finisce 0-0. A breve il servizio completo.